agli ordini del signor Pizzi di Bergamo. Le squadre si sono affrontate e subito al primo minuto la Roma City con Raffini, dopo una buona opportunità in aria, ma il tiro di Raffini appunto va a finire sopra, altissimo sulla traversa. Al 18esimo ancora il Termoli che ci prova da fuori area con Corcione, tiro teso che finisce di poco al lato, alla sinistra del portiere Opara. Al 20esimo Meo entra in area giallorossa, ma appunto dalla destra tira, ma Lombardo è attento e para. Siamo giunti al 25esimo del primo tempo, gran tiro di De Marzo dal limite, diretto all'incrocio dei pali, ma Opara ha parato e senza appunto lasciare dubbi. Mentre al 32esimo sempre il Termoli pericoloso con Corcione che da 20 metri circa lasciava partire un fendente che anche questa, in questa occasione sfiora il palo alla sinistra di Opara. Nella ripresa cominciamo al 7° con una punizione per il Roma City, colpito di testa in aria, palla che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce in out. Siamo al 21esimo e c'è il primo colpo di scena, un calcio di rigore dopo un veloce contropiede degli ospiti, un calcio di rigore che però battuto da Raffino finisce direttamente sulla traversa e poi ritorna in campo, quindi sfumando così il vantaggio ospite. Il nuovo entrato al 32esimo Rea segna e va in gol appunto. Al 42esimo arriva il meritato pareggio per il Termoli con Carnevale, sempre lui, che finalmente riceve un pallone giocabile in aria e lui non perdona in quelle condizioni e quindi meritato l'1-1. Al 46esimo vicino ancora al gol il Termoli, lascia partire un tiro che un tiro che poteva sicuramente avere migliore fortuna. Finiva così con 5 minuti di recupero, un 1-1 che alla fine lascia contenti tutte e due le squadre, perché comunque non cambia nulla in fondo alla classifica. Adesso domenica prossima il Termoli sarà atteso dalla Vastese.